Allora, ascoltiamo questo pezzo che si intitola, ripeto, Il cinghiale bianco. Il maestro come si chiama? Pio Giusto. Pio Giusto, e canta la canzone l'autore che è Franco Battiato. Prego. Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. La televisione italiana ci ha sempre abituato a momenti imbarazzanti nel trattamento di artisti, sia all'inizio della carriera che nel loro apice. Come dimenticare Celentano che seduto al fianco del Duca Bianco esortò l'artista inglese a fare qualcosa per portare la pace nel mondo. Con sorriso stizzito, David esclamò, supportato dalla traduttrice italiana, queste parole. Facciamo pace. Right here, qui, in questo programma, in questo posto, decidiamo che ci sarà la pace mondiale, non ci sarà più nessuna guerra. Fantastico. Vediamo cosa riusciamo a fare. Due persone si sono impegnate. Perfetto, tu in Inghilterra e io in Italia. Ok? Sai cosa c'è? Che per fare questa cosa che adesso, per adempiere a questo impegno che ci siamo dati, bisogna che adesso io mi imparo subito l'inglese. Io l'unica parola che so è you understand? Ovviamente David Bowie non capì e Celentano ancora oggi non conosce l'inglese, lingua però che conosceva molto meglio quel burlone di Mike Buongiorno, che riuscì ad imbarazzare niente poco di meno che i Depeche Mode agli albori della carriera nel 1983. Allora, è una novità, è un genere musicale che va molto forte, che piace ai giovani, è il pop elettronico, quindi è una grossa novità che noi vi offriamo. Amici ascoltatori, soprattutto voi giovani, sapete che dall'Inghilterra continuamente vengono questi gruppi che presentano una musica nuova. Ecco, intanto io vorrei conoscere questi ragazzi uno per uno. Now, what is your name? Dave. Questo è Dave, che sarebbe Davide, lui lo dice con un po' di accento vero della regione dalla quale viene. Now, what is your name? Alan. Alan, abbiamo Alan. Poi qui abbiamo... Martin. Martin. Are you a boy or a girl? You're a boy. Ah, sì. Ho già chiesto se è maschio o femmina, perché sembra una femminuccia. Ok. No, I was just kidding. And who are you? I'm Andy. A what? Andy. Andy, Andy. Ecco, questo qui è Andy, che si vede che è talmente spaventato che ha i capelli diritti, avete visto? Sì, Mike, abbiamo visto. Facciamo i seri, però. Immagine seriosa che invece ci ha sempre dato il maestro Franco Battiato. Ed è proprio di lui che parleremo oggi. I più lo conoscono per il brano La Cura, sicuramente uno dei suoi successi più acclamati. Tanti di noi avranno dedicato questo splendido brano alla propria dolce metà. Lo avranno ascoltato a decine di matrimoni e magari si sono anche atteggiati ostentando una grande conoscenza della musica autoriale italiana, citando i versi della canzone, elevandosi a conoscitore del mondo Battiato. Ma Battiato non è solamente La Cura, è molto molto di più. Ma come dico sempre, per conoscere una storia dobbiamo prima conoscere i protagonisti. Francesco Battiato nasce il 23 marzo 1945 a Giarre Riposto, comune siciliano in provincia di Catania. Il giovane Francesco è molto legato a sua madre e suo padre invece è molto poco presente in casa. Vende del vino in tutta Italia e in giro con il suo camion, anche per permettere ai suoi figli di poter studiare. Vuole vedere Michele, il suo primogenito, ma soprattutto Francesco, il più mammone dei due, diventare qualcuno. Ma Francesco vuole solamente fare musica. E devo dire che era contrario a che io prendessi, sì, perché lui cantava un po', suonava la chitarra, io già da piccolo mostravo una forte tendenza verso questo mestiere, lui però mi diceva sempre devi studiare, devi finire gli studi. Il giovane Francesco gli studi li inizierà, ma non li concluderà mai. Suo padre da lì a poco verrà anche a mancare e Francesco, il giovane Francesco Battiato, deciderà in quel momento che è arrivata l'ora di andare via. La Sicilia gli sta stretta, nel suo paese non c'è nulla di divertente da fare. Per fare musica, per farla diventare lavoro, bisogna necessariamente
andare più su, bisogna trasferirsi in una città che offre più possibilità, una città che ti permette di esprimerti senza giudicarti, dove nascono le mode e dove puoi farle nascere. Quella città è Milano. Francesco prenderà un treno, in tasca solo qualche banconota, qualche soldo, veramente poca roba, e si trasferirà lì. Matteato ha deciso che la sua vita sarà basata sulla musica. Esiste solamente quella. Inizierà facendo davvero di tutto, ma la svolta arriverà con l'incontro con Giorgio Gaber. Giorgio lo vede esibirsi al Cab 64, inizia a inserirlo nel circuito musicale che conta. Il Cab 64, ritrovo degli artisti e cabarettisti dell'Interland milanese, che negli anni successivi sfornerà talenti uno dietro l'altro, anche quel bell'uomo di Massimo Boldi, che sceglierà però la via della perdizione, cimentandosi in prove attoriali di scarso valore, in coppia con l'amico di sempre, Christian De Sica. Certo, ragazzi, che Milano l'alba ha veramente un sapore particolare. I navigli e la ringhiera, gli operai che vanno a lavorare, la nebbia, la mia mamma e il mio papà, il cappuccino, il panettone, con l'uvetta. Ragazzi, Milano mi acchiappa veramente, veramente. Sai perché ti acchiappa? Sì. Perché ti ricorda la tua terra. Abbattiato però, Milano non ricorda la sua terra, vede un'opportunità per sperimentare. La sua carriera tarda a decollare. Il contesto musicale dell'epoca, quello degli anni 60 e dei primi anni 70, è quello delle canzonette d'amore. Non lo soddisfa affatto, è arrivata l'ora di cambiare. Quegli anni ha iniziato a prendere piede la canzone di protesta sociale, sono gli anni di piombo. I ragazzi ascoltano artisti come Guccini e De André, i loro miti, sono loro che rispecchiano i loro ideali, riescono ad immedesimarsi nei loro brani. La classe operaia, l'uomo comune al centro di tutto, storie semplici raccontate poeticamente. Battiato invece cerca altro, qualcosa di meno concreto, quasi di metafisico. E peraltro cambierà anche nome, non sarà più Francesco, diventerà Franco, proprio per non confondersi con quel Francesco molto più famoso di lui, ovvero Francesco Guccini. Uno strumento gli farà cambiare strada ed idee, si chiama sintetizzatore. Nel 1972 Franco si reca in Inghilterra per acquistare uno dei primi sintetizzatori portatili, il VCS3, vede del potenziale in quello strano aggeggio che emette strani rumori. Lo useranno persino l'anno dopo, nel 1973, i Pink Floyd, nel disco The Dark Side of the Moon. Franco lo userà nel 1972 nel suo primo disco di musica sperimentale, ovvero Fetus. Non diventerà però celebre per il disco, nonostante le 9.000 copie vendute, ma perché la sua faccia, in quello stesso anno, appare in tutta la città di Milano. Non per pubblicizzare il disco, ma per promuovere dei divani, i divani del marchio Busnelli. Battiato appare con il volto ricoperto da cerone bianco, incorniciato da irsuti ricci mediterranei, un paio di pantaloni con il pattern della bandiera statunitense, in piena provocazione antimilitarista tipica del tempo. Gli scatti vengono utilizzati all'insaputa di Franco, sono stati effettuati da Gianni Sassi, proprietario della casa discografica Cramp, per la promozione appunto del disco Fetus. Battiato, nonostante non gradisca il suo faccione scarnito per tutta Milano, sfrutta questa popolarità, ama provocare il pubblico con il suo rumoroso synth e riesce persino a finire in TV, in Rai. Questa sera, eccezionalmente dedicata per intero al teatro pop, abbiamo predisposto un finale che necessariamente non poteva essere il consueto pop per tutti. Abbiamo quindi invitato un giovane esecutore di musica d'oggi, Franco Battiato, incaricandolo proprio di studiare, di improvvisare un finale per questo spettacolo. Naturalmente Battiato avrà bisogno della collaborazione del pubblico, insieme al quale cercherà di creare quello che si chiama un happening, un'improvvisazione teatrale, ricostruendo una scena del suo spettacolo Battiato Pollution. Se l'esperimento riuscirà, vorrà proprio dire che c'è pop teatro per tutti. Un
utilizzerà proprio quel viso familiare e contorto per i milanesi per esibirsi in uno spettacolo quasi surreale, con una salopette come outfit, con quella impostazione quasi disinteressata, una rockstar che non fa la rockstar. Peraltro avrei voluto tanto mostrarvi una di quelle maschere, data la mia grande passione per la memorabilia, ma un tizio su eBay la vende al modico prezzo di €600. Gli ho anche scritto se potesse cedermela ad un prezzo simbolico di 100 euro e lui mi ha risposto: no, non esito proprio. Ed io ovviamente gli ho nuovamente risposto: o me la dai o me la prendo. Ovviamente non ho preso un bel culo di niente, perché non mi ha più risposto. Risposte che non trovò neanche Battiato. La sua musica troppo cervellotica, si diverte troppo a confondere il pubblico. La critica dirà che non è neanche in grado di scrivere brani di successo, che quella musica a volte anche ridondante è solo un modo per millantare uno stato culturale elevato, è solo finzione. Franco invece una mattina si sveglia come se niente fosse, afferma a se stesso che lui può, e in quello stesso momento decide che può diventare, senza snaturarsi, una grande stella della musica italiana. Decide di accantonare quella musica strana, quella musica che non piace a tutti, per darsi ad un altro tipo di genere, quello molto più popolare, rinominato appunto pop. Due cose cambieranno radicalmente la sua musica: l'avvicinamento alla cultura orientale, alla meditazione, e l'incontro con un violinista, un tale Giusto Pio. Suona nell'orchestra della Rai e sia Pio che Battiato sono stanchi di rimanere nell'ombra, vogliono produrre qualcosa di speciale, di unico. E dopo mille peripezie, il 10 settembre del 1979 esce L'era del cinghiale bianco, il primo disco pop di Franco Battiato. Il disco ebbe un tiepido successo, ma questo gli permise di tornare in Rai, questa volta in una veste molto più sobria, il risultato meno confortante: la trasmissione Domenica In, a presentare quello sventrapapere professionista di Pippo Baudo. E vi presento un nuovo cantautore, abbiamo visto già la sua foto piuttosto accigliata, piuttosto triste, ma lui nel definirsi usa dei termini che adesso appunto citerò a lui per farmeli spiegare. Franco Battiato. Innanzitutto perché questo impermeabile, abbiamo aspettato il bel tempo, oggi finalmente è una bella giornata, perché questo impermeabile? È instabile e sono di passaggio. È di passaggio. Dunque, la tua musica tu l'hai definita, adesso devo cercare gli appunti, dei termini veramente incredibili. E dunque la tua musica è meta-analitica, è a favore di una non spazialità atemporale. Che significa? Ti prego in ginocchio, ma me lo devi dire. Che significa? Nuovo cantautore curioso, devo dire. Perché bene o male sono 18 anni che faccio questo mestiere, ho inciso 12 dischi. Sì? Solo statistiche. Questo testo di presentazione apparteneva a un album che della mia carriera appartiene a quella che si chiama Sperimentale. Sì? E sono delle parole come... particolari che spiegarle sarebbe lungo, però se vuoi, se ti interessa lo spiego. No, ma siccome uno che si chiama Meta, certo che c'è un profilo, c'è un naso che è una cosa. Apposta mi sono messo di profilo, stai bene. Pensa alla bella trasmissione fatta da lui e Franco, e Pippo Franco. Pippo Franco, per quanto lo stimi, credo sia come associare Maurizio Costanzo ad una giraffa. Peraltro Pippo Franco ha anche una discografia invidiabile. Guardate questo fantastico disco del 1967 che ritrae quell'ammasso di testosterone di quel gran fico di Pippo, vedendo la foto di Bob Dylan. Che artista, che titoli e che carisma. I am Pippo Franco. Scusatemi, sto un po' divagando, torniamo al Franco, quello vero, Franco Battiato. Peraltro la verità è che la storia del grande naso di Franco Battiato ha una storia molto più tragica di quella enunciata dal buon Pippo Baudo. Quel grande naso non è ereditario, ma è frutto di un incidente durante una partita di calcio. E al calcio devi i tuoi problemi col naso? Assolutamente. Come andò? Andò, difatti, se ti ricordi di un disco mio, si chiamava Fisionomica nel 1988, e in questo disco misi una mia fotografia d'età di 12 anni, mi ricordo una cosa così, che
prima dell'incidente al naso, quindi l'avevo chiamato fisiognomica anche per questo, come divento personale. E fu uno sgambetto in piena aria, sai, stai per andare verso la mitica porta e ho preso invece della rete, ho preso il palo in faccia, sono stato svenuto per tre quarti d'ora. Pippo Baudo non ha ancora capito il grande talento di Battiato, ma ci sarà un disco che cambierà tutto. Dopo l'era del cinghiale bianco uscirà Patriots, il primo successo commerciale di Battiato. I giovani iniziano ad ascoltare quel misterioso personaggio accigliato, con testi incomprensibili ma con melodie mai sentite prima. Ma la vera esplosione non sarà Patriots, ma questo. Il miglior disco italiano per me, il disco del mio cuore, La voce del padrone. La voce del padrone esce il 21 settembre del 1981 e dopo una tiepida accoglienza inizia a vendere. Diventerà il primo disco italiano a raggiungere il milione di copie. Ma se volete conoscere la sua storia, non sono la persona adatta, vi indico il video di Vinilicamente in descrizione e fidatevi, andatelo a guardare, non ve ne pentirete. Battiato diventerà una star, tutti quanti cantano le sue canzoni, da Cucurucù a Centro di gravità permanente, a Sentimento nuovo, fino ad arrivare a Summer of a Solitary Beach. Quel disco, ragazzi, è una bomba, ascoltatelo. Quando non sei compreso ma sei un genio, rischi di essere deriso. Se invece sei un genio incompreso ma diventi famoso, ci vuole poco a cambiare opinione. Come anche Baudo, che ospiterà nuovamente Battiato in Rai, questa volta come stella della musica italiana. E questa volta il trattamento sarà totalmente diverso, anche se con un Pippo non proprio convintissimo. Voglio dire un'altra cosa. Perché piacciono tanto ai ragazzi le due canzoni? C'è mia figlia che mi ha già telefonato, lei ti vuole sentire al telefono, eccetera, è impazzita per te. L'ho già detta, la ripeto, sono i figli di Dio. Loro sono i figli di Dio. Ma ti ringrazio perché è mia figlia. Ok, Pippo, sempre molto molto umile, vedo. Battiato, la sua vita come una canzone, tra strofe incomprensibili a ritornelli adatti a tutti. Ma come tutte le belle canzoni, poi finiscono con una lieve e quasi piacevole dissolvenza. Adesso io direi, prima di passare alla seconda canzone, c'è molta attesa per quanto ti riguarda. Lo sai che a Tunisi vedono Domenica Inn? Io lo so. Potrei dirti anche una cosa, che recentemente c'è stato l'accordo tra lo Stato italiano e lo Stato tunisino per la faccenda dei nostri pescherecci di Mazara del Vallo quando sconfinano al di là delle acque territoriali. E nel protocollo di accordo diplomatico c'è stato addirittura questo elemento di mettere un ripetitore per far vedere Domenica Inn ai tunisini. No, no, ma è... È vero. Infatti lo so scherzando. Poi la stanno vedendo adesso perché quelli della Cartago Film che ci hanno aiutato in questa, sì, nella realizzazione di questo filmato stanno vedendola. Allora, la prima canzone di Franco Battiato di oggi, che si intitola Clamori, la dedichiamo... Che canterò dal vivo. Attenzione, questo è molto importante. È venuto per cantare dal vivo, infatti adesso userà la cuffia, scorrerà la base che arriverà direttamente alle sue orecchie e Franco Battiato canterà dal vivo. I cantanti spesse volte non fanno queste cose, ma lui vuol farlo, è un esercizio senza rete di protezione, diciamo, se casco mi ammazzo, che vuol fare per noi. Allora, la prima canzone dedicata al pubblico tunisino, diciamo, al popolo tunisino, si intitola Clamori, Franco Battiato.